Eccoci, bentornati su Radio Web in Volo, di nuovo live simultaneamente su Facebook e su Instagram e di nuovo per il nostro format socialmente utile. Oggi è qui con noi Luigi Ceccoli, Ciao, benvenuto. ciao Paolo, ciao a tutti. Ecco, ci incontriamo qua per parlare di una esposizione intitolata Volti e dintorni, che appunto sarà inaugurata proprio oggi alle 18:30, mi dicevi? 18:30, si comincia l'aperitivo che brinderà per la mostra di Checco. Ecco, esatto, per questa mostra appunto Volti dintorni di ritratti di Checco Guidi. Già in passato appunto Checco ha realizzato appunto delle esposizioni di suoi ritratti realizzati a matita, se non sbaglio, appunto. Esatto, tutto a matita, sono dei ritratti a matita splendidi, tra parentesi, dove ha ritrattato tutto questi personaggi di San Marino e non solo, insomma. Esatto, e ecco, tra l'altro non so se tu lo sai, ma Checco Guidi nel nostro spazio tiene anche un Sì. format proprio dedicato ai modi di dire. In passato abbiamo fatto anche un format sulle poesie dialettali. Dici un attimo bene, questa mostra avrà anche una sua durata, una cosa Sì, avrà una permanente? durata di un Ok. mese, poi circa un mese, dai, 30-40 giorni. La cosa bella che ha sorpreso e sorprende tutti, perché Checco è molto conosciuto nella nostra localmente, veramente molto conosciuto, e tutti quanti rimangono stupiti dicendo: come Checco sa anche disegnare? E sai, ho detto: guarda, sa anche disegnare molto bene. E quindi l'abbiamo ospitato volentieri in salone, che il salone si presta sempre continuamente a fare queste mostre, sono da tanti anni, più di 10-15 anni, fa queste mostre e con grande onore ho avuto il piacere di avere anche Checco Guidi nel salone per fare questa mostra. Sono circa 20-25 ritratti di persone note e anche, infatti si chiama la mostra Volti e contorni, perché non ci sono solo i volti in questo senso. Bene, e ci hai accennato che inizierete alle 18:30, sei già dato una scaletta, immagino che reciterà anche qualche sua poesia in occasione di questa serata. Come sempre, questi tipi di inaugurazione sono proprio tra amici e quindi non c'è una vera e propria scaletta o menabò per improvvisiamo. Noi ci diamo un appuntamento, di solito ci sono delle persone, si prende con un bicchiere di vino insieme come dei buoni amici e probabilmente, però, vuoi che no, una poesia, Checco è sempre pronto, se nella sua simpatia di dire qualcosa, chissà, ci sarà. Però in realtà noi chiediamo questo: in cambio di una mostra, in cambio di uno spazio espositivo, chiediamo di brindare insieme, di inaugurare le mostre, e chiaramente verrà invitato Checco a raccontare un attimino dei suoi dialoghi, dei suoi volti, che cosa ci ha visto, perché l'ha fatto. Sicuramente ci racconterà i suoi quadri in questo senso, che sono veramente molto successo all'interno del salone. Non c'è persona che non rimane colpito da questi quadri, da questi volti. Bene, quindi sarà anche chiaramente un'occasione per una visita guidata, quindi ecco. Certamente, cioè, ce li facciamo raccontare da Giustamente. lui in diretta, però sempre in modo molto spontaneo, come poi anche Checco, che tu lo conosci, sai che è così, insomma, tutto quello che viene fuori è spontaneo, insomma, in questo senso. Esatto, anche perché poi in realtà diciamo che la visita guidata non è tanto su un discorso, diciamo, di formale sulle opere, quanto sui personaggi, sulle loro storie, sulla rilevanza delle persone ritratte, perché sono state ritratte e qual è appunto la storicità nel territorio sammarinese delle persone di cui ha voluto fare appunto il disegno alla fine. Io ho avuto modo di vedere sue precedenti esposizioni alla Casa del Castello di Serravalle, in passato ne ha fatta una, quindi il contenuto, diciamo, è quello, insomma. Certo, ci sono anche soldi, ci sono dei ritratti inediti che nessuno ha visto, ci sono alcuni ritratti che invece sono già visti, però ce ne sono parecchi che non sono. Lui mi dice: questo è nuovo, questo non è nuovo. E no, è sicuramente la domanda sicuramente che gli facciamo è, diciamo,
quando vedi un volto o quando hai avuto voglia di tirare giù quel determinato ritratto, diciamo che cos'è che ti ha colpito? Questa è una domanda che gli faremo sicuramente questa sera. Poi ci potrebbero essere delle domande anche un pochino più tecniche. Quanto tempo ci metti a fare un tipo di ritratto di questo genere? Perché risulta con una certa precisione, una certa, veramente una somiglianza, insomma, veramente una fotografia creata a matita. Ed è veramente sbalorditivo vedere lavorare la matita in questo modo. Certo, poi anche in una cornice comunque in qualche modo popolare, comunque l'Atlante, al cui interno si trova Keep Luigi, comunque è uno spazio comunque in qualche modo anche frequentato, Certo, insomma. molto frequentato. Infatti, questa iniziativa che nasce veramente da molti anni, e veramente sono tanti anni che espongono, ne abbiamo fatte di tutte, di ogni, a quadri, ma anche sculture, veramente di tutti i tipi, anche miste, intanto è molto interessante. La cosa proprio era questa, cioè l'arte che vada a finire praticamente al popolo popolare, cioè quindi non sono le persone che vanno all'arte, ma l'arte che va nel luogo dove vengono frequentate. Quindi l'Atlante è frequentato e Keep Luigi anche, e quindi questo era un modo. Ed è bello perché una cosa che è simpatica, che cambia quel piacere di modo di parlare, quindi modi di dire, mi verrebbe da dire, da Checco. All'interno, quindi c'è un nuovo argomento, senza sempre parlare del solito tempo, senza parlare del solito situazione. Quindi c'è un messaggio anche alternativo in questo, molto che mi piace, almeno raccolgo questo piacere. Però sono veramente 20 anni che la stiamo facendo, quindi sicuramente sta andando avanti, insomma. Ci chiedono anche lo spazio, quindi. Bene, bene, un'encomiabile occasione per rendere popolare la tradizione e sì, la storia, la memoria storica in qualche modo. A che piano siete Primo dell'Atlante? piano, al primo Perfetto. piano dell'Atlante, al primo piano. Esatto, quindi al piano della Music Store sotto al Free Shop praticamente, ecco. Esatto, sotto proprio esattamente al free shop e al primo piano, sopra la piazza, esattamente. Perfetto, perfetto. Quindi insomma non ci sono scuse per perderci appunto questa occasione. Oggi dalle 18:30 e comunque nei prossimi giorni, nel prossimo mese, per comunque andare a vedere, dare un'occhiata appunto a questa esposizione di quadri di Checco Guidi. Bene, questo è quanto, aggiungo altro, se non rinnovo appunto l'invito a partecipare appunto a questa inaugurazione alle 18:30 al Centro Atlante di San Marino al primo piano presso Keep Luigi, o comunque a visitare, come dicevo adesso, l'esposizione Volti e dintorni di Checco Guidi presso Keep Luigi, presso l'attività appunto di Luigi Ceccoli. Ti ringrazio appunto per essere Grazie a stato qui con voi. noi. Sì, la mostra è sempre aperta, possono venire tranquillamente qualsiasi momento, è sempre un piacere e questa sera sicuramente sarà simpatico esserci tutti, insomma. Vi aspettiamo. Assolutamente, e grazie anche a voi che ci avete seguito su Facebook e su Instagram, poi caricheremo a breve appunto la puntata anche su YouTube, e scriveteci qui nei commenti appunto cosa pensate di questa iniziativa, partecipate, vi aspettiamo, e mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta, condividetela, lasciate un mi piace, scrivetevi sui nostri social, come detto siamo su Facebook, Instagram, YouTube, ma anche su TikTok e canale Telegram, e quindi buon proseguimento su Radio Web in volo, e mi raccomando, condividete, lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Ci vediamo!